Buonasera, io sono Michela e ho deciso di fare questi video dimostrativi di come un non vedente può cucinare. Insomma, io ho imparato, visto che ho la passione per la cucina, ho imparato dei trucchetti con l'aiuto anche di altre persone che non vedono, ho fatto anche qualche corso a Roma con altri soci e ho imparato alcuni trucchi del mestiere, come si suol dire. Allora, stasera ero qua che dovevo far da mangiare, allora ho pensato perché non fare un video. E faccio vedere almeno come si fa a tagliare una cipolla o un po' di aglio, ecco, per fare il sugo. Allora, per intanto una cosa importante è stare attenti all'uso del coltello e cercare di tenere sempre la mano abbastanza, non dico lontana dal coltello, ma adesso vi spiego anche un po' come faccio. Allora, cominciamo a tagliare una cipolla. Adesso la prendo la cipolla dal frigo, eccola qua. Allora, questa è mezza cipolla, però basta che prendete una cipolla, la tagliate a metà, poi magari in un video successivo vi faccio vedere anche come si pulisce. Allora, una cosa importante è, allora prendo il coltello, vediamo se ce l'ho qua. Dunque, ecco qua il coltello. Allora, io vi consiglio una cosa, di tenere una scodella per metterci tutte le bucce. Quindi, allora, voi prendete la cipolla, vabbè, questa è mezza. Se per caso avete mezza cipolla, voi togliete la buccia. È un po' una pelle che si toglie, no? Quindi, vabbè, questa si sta rompendo in due. Togliete la buccia e adesso si può tagliare. Togliete la parte di dietro, quindi prendete il coltello, mettete l'indice sul coltello, sulla parte dove non taglia. E col pollice vedete un po' dove state tagliando. Quindi io faccio così, per esempio. Ecco, poi per chi non vede, ovviamente ci vuole qualcuno che ve lo faccia vedere, comunque qualcuno di non vedente intendo che lo faccia vedere, però io faccio così, metto l'indice sul coltello e con il pollice sto dall'altro lato della cipolla, ovviamente quando state arrivando in fondo il pollice lo togliete. Poi andiamo sul tagliere, ah, intanto nella scodella ho messo tutti i rifiuti, andiamo sul tagliere e vi faccio vedere come si taglia la cipolla. Allora, tipo adesso io qua ho questi due pezzi, voi col dito vedete un po' dove fare la fetta della cipolla. Quindi tenete il coltello così, sempre con l'indice sulla lama. Sulla lama, scusate, su dove non taglia. Io mi trovo così. E poi cominciate a tagliare così a fettine. Poi le allontanate con il coltello. Praticamente io con l'indice della mano sinistra mi metto al di là della fetta, nel senso c'è la parte di cipolla che sto tagliando e poi il coltello per vedere dove il coltello sta arrivando per fare una fetta abbastanza sottile, quindi poi taglio così e continuo così, vedete, metto il dito qua e faccio un'altra fetta e vado avanti così. Poi man mano che prendete la mano potete anche evitare di mettere tutte le volte il dito, quindi così. Ecco, sto tagliando questo pezzo di cipolla. Poi andiamo a tagliare quell'altro pezzo che è un pochino più grande. E vediamo, io poi decido anch'io da dove partire a tagliarlo. Facciamo che questo è il pezzo un pochino più facile. Come al solito metto il dito qua e taglio. E metto sempre il dito in prossimità della fetta per vedere appunto dove sto tagliando. Ecco così. Poi ogni volta le allontano un po' con il coltello per non avere le fette in mezzo ai piedi. Poi, se vedete che sta diventando difficile tagliarla da una parte, la girate, non è necessario tenerla sempre così ferma. Adesso io l'ho girata così e si taglia in questo modo, vedete così. Diciamo, ecco. Adesso la sto tagliando, sto facendo delle fette abbastanza, spero, sottili e passabili, ecco. Ecco, assicuriamoci che non cada nessun pezzo fuori dal tagliere, magari. Ecco. Vedete, io ogni volta la giro la fetta. Ecco, c'è il mio ragazzo che sta cercando di farmi il video. Allora, tipo adesso mi è avanzato questo pezzo e lo taglio così. Ecco. Poi vedo un po' se è avanzato qualche pezzo, tipo qualche pezzo troppo grosso, lo taglio anche un po', eh. Poi toccate con le mani e vedete. I pezzi troppo grossi li tagliuzzate un po' di più, come sto facendo adesso. Ecco, poi prendiamo, allora la cipolla intanto la mettiamo nella pentola del sugo, quindi prendiamo, aspetta, dov'è la pentola del sugo? Sarà qua. Sì,
Sì, allora, aspettate che la trovo, Eccola qui. Ecco, la mettete nella pentola del sugo. Quindi andiamo vicino alla tavola con la pentola, no? Aprite il coperchio e state attenti bene a come mettete il tagliere, perché dovete metterlo in corrispondenza della pentola. Quindi con una mano voi toccate la pentola e con l'altra fate scendere la cipolla, così. Poi adesso andiamo a tagliare anche l'aglio. Dunque, questo lo mettiamo un attimo qua. L'aglio, amore, dove l'hai messo? Puoi anche parlare. Eccolo qui Ok, l'aglio. grazie. Allora, l'aglio invece, questo va proprio pulito tutto, così vi faccio vedere bene come si pulisce. Ah, qua ho lasciato un pezzo di cipolla, mannaggia. Allora, togliamo uno spicchio. Io lo faccio a pezzettini sottili. Allora, questo è uno spicchio di aglio. Allora, se, è già pulito. Praticamente, questo si è già tolto tutta la pellicina che c'è sopra. Vabbè, ne metto due pezzi di aglio, chi se ne frega, saprà un po' di aglio il sugo, ma vabbè, niente. Allora, tipo, prendiamo questo pezzo qua che è piccolino. Aspetta, allora, i nostri rifiuti li mettete sempre nella scodella, va che è meglio. Tipo qua abbiamo la nostra scodella e mettiamo qua. Sto cercando di prendere il pezzo. Ecco qua. Allora, questo è un pezzo di aglio non pulito, per esempio. Allora, come si fa? Vedete che c'è questa pellicina sopra? Anche voi potete sentirla anche con le mani, chi non vede. Quindi adesso voi tagliate. Anzi, sto nella scodella così i rifiuti giustamente stanno là. Scusatemi, che sono abituata in altri modi. Però vi sto facendo vedere ai principianti per chi non sa. Allora, taglio il sedere, come si suol dire, quel pezzo duro che sta dietro. Sempre col pollice vedo dove tagliare e lo taglio. Poi con le mani tolgo la pellicina. Un po' come si sbuccia una cipolla, insomma. Ecco qua, l'ho pulito. Adesso andiamo a tagliarlo. E qua è facile, lo tagliamo a pezzettini. Allora, sì, lo tagliamo a pezzettini. Dunque, sempre piccoli possibilmente, perché l'aglio poi si sente. Ecco, sempre col dito in prossimità della fetta e tagliate i pezzettini. Un po' come la cipolla, solo che dovete farle fette molto molto sottili. E se proprio non riuscite a farle sottili, poi le dimezzate dopo successivamente. Però vi consiglio di tagliarlo a pezzi non troppo grossi, perché sennò si sente un sacco di aglio nel sugo. Ecco, così. Tagliate così. Ok. Ecco qua. Perfetto. Vedete che sto facendo dei pezzi veramente piccoli. Taglio le fette e poi le smezzo. Poi metto le dita così, circondo praticamente il pezzo di aglio, però state attenti a non farvi male perché ci vuole un pochino di esperienza e poi taglio anche questa. E poi anche questo va messo nella pentola del sugo, come vi ho fatto vedere prima. Oh, aspetta, ecco qua. Ok. Sempre toccate la pentola con la mano e poi fate scendere i pezzetti. Bene, per oggi ci fermiamo qui e la prossima volta vi faccio vedere come si fa a soffriggere questa cipolla. Spero che questo video vi sia piaciuto, grazie a tutti e saluti.